Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi parliamo di una grande novità in arrivo direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Jump, un manga che sta riscuotendo un ottimo gradimento da parte del pubblico giapponese, ovvero Akane Banashi. Storia di Yuki Suenaga, disegni di Takamasa Moe, arriva in Italia grazie a J-Pop Manga. Una lettura davvero particolare perché il fumetto in questione parla di Rakugo, quindi è importante fare una piccola introduzione su questa forma teatrale giapponese e possiamo farlo molto bene visto che J-Pop comunque ci ha mandato questa busta insieme al manga, mi ha mandato il manga per recensirlo e questa busta contiene, oltre a un biglietto per andare a vedere uno spettacolo di Rakugo brandizzato a Akane Banashi e J-Pop, contiene un paio di cartoline informative, ok? Questa forma d'arte, andiamo un attimo a contestualizzarla, vediamo intanto in questa prima cartolina qua, vediamo il tipico locale dove si tengono gli spettacoli di questo tipo, e nella seconda cartolina poi ci sono invece delle informazioni. Andiamo a leggerci praticamente le informazioni e cerchiamo di capire un po' che cos'è questo Rakugo, ok? Il Rakugo è un'arte performativa tradizionale giapponese in cui il narratore, unica presenza sul palcoscenico, senza mai alzarsi e armato solo di ventaglio, narra al pubblico una storia. Sono tanti gli anni di apprendistato e allenamento che un Rakugoka deve affrontare per eccellere e affascinare il suo pubblico. La preparazione subito prima di un evento non è da meno. È infatti in quel momento che la tensione è alle stelle. Il fermento nella sala, il pubblico che aspetta ansioso di assistere a una grande interpretazione. Uno, due, tre, un bel respiro e il Rakugoka sale sul palco. Si siede, si inchina e ammira il suo pubblico. Tutti gli occhi sono puntati su di lui, un movimento della mano che regge il ventaglio e la storia ha inizio. Non un personaggio, non due, ma una schiera di persone prendono vita dal racconto di una persona sola che cattura tutta l'attenzione del pubblico. E tu sei pronto a leggere la storia di Akane Banashi? A vedere l'orgoglio crollare, la gioia crepitare e le lacrime mescolarsi alle risate? J-Pop ti invita ad assistere all'esibizione di Rakugo contenuta nel primo volume di Akane Banashi. Buona lettura. Sul retro poi c'è la sinossi, ma la vediamo tra poco. Adesso abbiamo un attimo contestualizzato la cosa, sappiamo che cos'è il Rakugo. Diamo ora un'occhiata all'edizione del manga, no? Perché arriva questo bel manga, la prima tiratura viene presentata tra l'altro con un gadget gratuito, il tutto al prezzo di 6,90€, senza alcun sovrapprezzo, quindi il gadget è regalato. L'edizione è una 12,5x18. Come vedete, in copertina abbiamo la nostra Akane, la protagonista, ritratta nella tipica recitazione del Rakugo, e sopra appare il padre, ok? Grande figura di riferimento per lei, no? Molto bello secondo me il logo in basso, lo trovo elegante e in linea con l'opera. In quarta di copertina, praticamente oltre alla sinossi, troviamo di nuovo Shinta, che è il padre di Akane, nella posa del Rakugoka, che sta recitando, quella che abbiamo esaminato poco fa. Tutto molto carino e colorato, secondo me, no? La costina va un po' a riepilogare tutto, con editore, titolo con lo stesso font, volume, c'è una piccola anche immagine, no, di Akane come quella in copertina e gli autori. Come vedete il volume ha la sovracopertina, no? E all'interno delle alette troviamo comunque qualche considerazione dei due autori, dello sceneggiatore e del disegnatore, ok? Sotto la sovracopertina abbiamo il volume in bianco e nero che va a riprendere la copertina un po' che c'era esterna e dietro abbiamo alcune curiosità sulla nostra protagonista e qualche altro personaggio, ok? All'interno del volume ci sono diverse pagine a colori proprio all'inizio come vedete e poi il volume è in bianco e nero, ok? Questa è essenzialmente l'edizione, ok? Edizione che J-Pop ci presenta per Akane Banashi. Andiamo ora a vedere il gadget che c'è in regalo, perché il regalo con questo primo volume, con la prima tiratura del volume, quindi se volete il regalo dovete prendervi la prima tiratura, perché poi quando sarà ristampato non ci sarà più, è questo piccolo set che vedete in questa cartolina che era allegata, ok? C'è un Rakugo set. Vi permette praticamente di crearvi un piccolo angolino a tema Akane Banashi, no?
Infatti qui da montare abbiamo sia lo sfondo, come vedete, quello che vedete qua praticamente nella cartolina dietro, sia praticamente la nostra protagonista Akane intenta recitare. Credo poi c'è anche il titolo del manga in giapponese con quel cartello, se non sbaglio dovrebbe essere quello. Comunque un regalo secondo me carino, gratuito, per chi vuole farsi un angolino tematico in libreria, credo che sia ben apprezzato, assolutamente, no? Passiamo ora, direi, a vedere la sinossi proposta dall'editore e poi magari vi racconto un po' che cosa ne penso di questo manga, no? Allora, passiamo alla sinossi. Akane, incantata dalla magia del Rakugo di suo padre sin da bambina, decide di intraprendere la strada del Rakugoka in occasione di una delle performance del genitore. A 17 anni, la sua più grande ambizione è conquistare il titolo di Shinuchi, o narratore di punta, il grado più elevato del panorama del Rakugo. Numerose prove l'attendono nel suo tentativo di apprendere tecniche di prima classe. Ha così inizio la storia di questa stella nascente del Rakugo. La sinossi ci sta? Devo dire che la parte introduttiva inizia, dove inizia un po' tutto il manga, c'è Akane da bambina che si innamora di queste gestualità e delle doti recitative del padre. Secondo me quella parte lì è davvero bella, perché è incredibilmente dolce, e poi Akane è una bambina molto, come dire, attiva, un po' fuori dalle righe, quindi l'inizio è proprio divertente, anche perché è così appassionata, così convinta, anche convinta da questa strada che ha scelto il padre, che è praticamente pronta a difenderlo in ogni circostanza. Purtroppo il tutto è un po' segnato da una triste vicenda che va a definire anche quello che forse è un po' il primo villain dell'opera. Sì, Akane non perde la passione per il Rakugo nonostante tutto, anzi, fino ai 17 anni continua a esercitarsi praticamente di nascosto con il maestro Shiguma, che era stato già maestro del padre. Verso il suo primo particolare esordio nel mondo del Rakugo, che poi avverrà da lì a breve. In questo contesto poi si inseriranno diversi personaggi, alcuni che hanno già conosciuto il padre e ritroveranno magari in lei qualcosa di familiare, altri totalmente nuovi ma non meno talentuosi, appassionati, a volte molto rigorosi, che la introdurranno comunque in questo mondo del Rakugo, il teatro Rakugo, e in tutte le sue regole e etichette, perché effettivamente ce ne sono tante. Mi è piaciuto molto questo primo volume, che mi ha comunque permesso di esplorare qualcosa del mondo della cultura nipponica che non conoscevo, ed è stato davvero super interessante scoprire tantissime cose su questa disciplina, sulle sue modalità, sulla sua interpretazione, sulle storie anche tradizionali raccontate. Come sempre, i manga che mi permettono di imparare qualcosa di nuovo per me sono sempre un plus incredibile. In più, secondo me, il tutto è fatto in maniera non pesante, incastrando un po' le spiegazioni in mezzo alle vicende dei personaggi, facendo anche parallelismi divertenti, come ad esempio mi ricordo che i gradi del Rakugo a un certo punto vengono paragonati un po' alle fasi della carriera di un mangaka. Al momento abbiamo dei bei personaggi, perché Akane secondo me è un personaggio travolgente, positivo, da delle vibes molto, molto positive, è un fiume in piena, con il tipico entusiasmo di una giovane ragazza appassionata di quell'età. Mi ha colpito molto anche il personaggio del padre, e sono curioso di vedere poi in futuro che cosa ci riserverà, perché è un uomo che ha dovuto obbligatoriamente fare delle scelte sofferte, e sembra anche molto profondo come personaggio, quindi è un personaggio molto interessante. La madre pure è un personaggio molto spontaneo e molto piacevole, il maestro pure, altro grandissimo personaggio. Va capita un po' la situazione villain, che sembra pure molto interessante qui, eh? C'è questo strano soggetto che vuole fare buono e cattivo tempo nel mondo del Rakugo, da capire, però anche questo è un personaggio comunque che mi ha colpito. Davvero un manga che riesce a mischiare, secondo me, la freschezza di un'opera moderna con la solennità di una forma d'arte tradizionale, e questo primo volume è un mix perfetto. Proprio la freschezza la ritroviamo secondo me anche nello stile di disegno stesso, bello, pulito, espressivo, curato. Magari anche qui posso farvi vedere qualche tavola, partendo dalle tavole a colori iniziali. Guardate che roba questa bella tavola a colori che va ad aprire il volume, veramente bella, per poi passare a vedere
anche comunque ambientazioni molto curate, espressioni anche quando questi personaggi recitano. Guarda, questa è Akane da bambina che sta imitando un po' le movenze del padre, che ha visto il padre fare Rakugo, lei lo sta imitando. Poi magari vi faccio vedere, c'è un personaggio qua che è un po', diciamo, il nostro villain di turno. Vi posso far vedere lui, vi posso far vedere, diciamo, magari qualche scena un po' più avanti dove c'è Akane cresciuta che sta, ecco, sta facendo delle performance, per esempio, con il maestro. La cosa bella, secondo me, è che quando questi personaggi stanno svolgendo le performance, il disegnatore riesce a cambiare stile di disegno per generare i personaggi che il nostro Rakugoka va a interpretare. Quindi ogni volta che interpreta un personaggio, spesso viene riportato in questo modo qua, un po' più tradizionale, e si possono vedere spesso anche più personaggi contemporaneamente, perché l'abilità dei Rakugoka sta anche nel fatto di poter interpretare contemporaneamente più personaggi, ok? Quindi, cioè, veramente una figata questa cosa, eh? Ottimo primo volume, secondo me, coinvolgente, con tante curiosità. Tra l'altro nel finale sono anche presenti ulteriori due pagine con piccoli approfondimenti sul Rakugo, per chi vuole comunque saperne di più. Ci sono diverse domande e ci sono le risposte sotto, è molto carino. E cosa dire in più, ragazzi? Cioè, per me è promosso alla grande. Cioè, devo dire che mi aspetto personalmente ancora di vedere tante altre nozioni, perché voglio capire proprio di più su questa disciplina a questo punto. Voglio scoprire altre storie tradizionali. Insomma, voglio continuarlo questo viaggio, che è un viaggio anche culturale, diciamolo, in questo curioso mondo del Rakugo. Sicuramente qualcosa di molto lontano culturalmente da noi, ma allo stesso tempo, almeno per me, incredibilmente affascinante. Una disciplina molto affascinante. Positivamente stupito da questo manga, davvero inusuale per essere pubblicato sulle pagine di una rivista come Weekly Shonen Jump, che di solito ha cose molto diverse. Mi fa piacere che comunque quest'opera sia un po' una ventata di aria fresca anche per la rivista, e che comunque il pubblico più mainstream la stia apprezzando. È bello che il pubblico stia apprezzando anche qualcosa di diverso. Voi conoscevate Akane Banashi? Lo stavate aspettando? Lo prenderete? Fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale.